si apre da fare un paese, più lungo che largo ed immerso nel verde incastrato tra strade d'asfalto. Per ciò che possiede... Città delle Mamme nasce a Roma, al Pigneto, nel 2009, da un gruppo di mamme che si mettono insieme per creare una piccola rete, perché qualche anno fa questo quartiere non era particolarmente a misura di mamme e bambini. E la prima idea che questo gruppo di mamme ha avuto è stata quella di rendere il cinema a misura di mamme con il progetto del Cinemamme. Consiste nel dare la possibilità a mamme, papà, nonni, zie di andare al cinema con i neonati. Vengono proiettati i film di cartellone, però vengono proiettati con il volume leggermente ridotto. Nel cinema sono lasciate accese le luci di posizione, c'è un fasciato in bagno, le mamme possono allattare tranquillamente, c'è uno scaldabiberon a disposizione presso il bar del cinema. Oggi siamo alla 7ª edizione presso il Cinema L'Aquila, ma nel frattempo il progetto si è diffuso in tutta Roma, è stato ospitato al Cinema Lux, al Moderno, al Detour, e si è diffuso in tutta Italia. L'idea principale di Città delle Mamme era quella di creare appunto appuntamenti socioculturali interessanti per entrambi, però mentre noi abbiamo sempre lavorato su questi temi ci siamo resi conto di come emergesse un altro problema molto forte, che era quello del lavoro. Consentire alle donne di lavorare dopo aver avuto un bambino è una cosa che ci è sembrata affine alla nostra prima mission. 3 anni fa a una delle nostre socie, che si chiama Gislaine, è venuta in mente questa idea del co-working con Spazio Baby. Alveare nasce da due, diciamo, idee. Uno è il fatto che siamo a 100 celle, quindi il fatto delle celle riferite anche all'alveare, e l'altro perché l'idea delle api operose che lavorano. Abbiamo cercato un bando per avere un finanziamento, l'abbiamo trovato e vinto, e poi abbiamo cercato la partnership del pubblico, perché nella nostra visione un progetto del genere che ha una ricaduta forte a livello sociale non poteva essere un progettino di nicchia, quindi siamo andati a parlare con il municipio V che ha concesso il patrocinio, con l'assessorato alle pari opportunità che ha concesso il patrocinio e con l'assessorato alle periferie che ci ha dato gli spazi. Era uno spazio che non veniva assolutamente utilizzato, era stato già vandalizzato e rischiava di essere occupato a breve, e quindi abbiamo fatto dei lavori per renderlo, diciamo, più idoneo alle nostre esigenze. Gira il vento, non è lento, forse chiama un altro vento, tira sotto, incontra chi non butta via l'orientamento, senza perdere tempo, finalmente il cambiamento. Ci sono attualmente qui 6 bambini e bambine, e come età andiamo dagli 8 mesi ai 14 mesi, vengono seguiti da un'educatrice professionista che ha una grande esperienza alle sue spalle, perché ha già lavorato molto in nidi pubblici e privati, ha una formazione da Tagesmut, una formazione fatta con il riconoscimento della Regione Lazio. 6 bimbi, 6 lavoratrici che sono le mamme. E arrivano verso le 10, affidano i bambini all'educatrice, lavorano, poi fanno una piccola pausa verso mezzogiorno e mezzo, mangiano con i loro bambini, di solito qui nello spazio baby, oppure in cucina, oppure quando è tempo buono fuori, e poi, diciamo, l'educatrice li riprende, li fa dormire mentre le mamme continuano a lavorare. Lo spazio baby è uno dei servizi aggiunti di questo co-working, ma non è vincolante, si può venire a lavorare qui anche se non si hanno bambini. Ci sono delle ostetriche che vengono a lavorare qui, delle psicologhe che hanno il loro sportello d'ascolto, ci sono dei blogger. Uno degli scopi del co-working è quello di non solo venire di fare una fitta scrivanie, ma anche appunto di creare sinergie tra le varie persone che lavorano qua. Ad esempio abbiamo una mamma che si occupa di formazione, di consulenze, e adesso a breve farà dei piccoli corsi anche alle nostre co-working su come magari posizionarsi nel mondo del lavoro, come ricercare lavoro. Altre attività per le quali comunque è sempre prevista la possibilità di usare uno spazio baby, cioè se io organizzo un corso di riuso sartoriale, do sempre la possibilità alle persone che vengono a frequentarlo di portarsi i bimbi e le bimbe piccole, così le bimbe possono stare qui mentre la mamma fa il suo corso. Diciamo, ognuno mette comunque a disposizione le proprie capacità anche per le altre persone, anche perché poi vedendosi quasi tutti i giorni della settimana e ad avendo dei momenti in cui uno magari si prende un caffè o mangia insieme con i bambini, si parla e si cerca di trovare qualche cosa, insomma, che ci si possa aiutare l'uno con l'altro.